Allora, manca poco, un paio d'ore, un'ora e mezza, sono già emozionato, anche credo che sia Mauro, anche sia già emozionato. Il coro ha approvato, adesso fra un po' proviamo con l'oud, proviamo l'esodo e stiamo per arrivare appunto a questo racconto, serata, che ha una preparazione dietro le spalle, come si dice. La montagna è il sacro, è un tema enorme, grandissimo, meraviglioso, che noi cercheremo di raccontare attraverso esperienze personali, non certo attraverso ideologie o proclami, solamente piccole, grandi incontri, esperienze, viaggi, storie. Ci saranno molte parole, musica, voci e spero che ci sarà, anzi sicuramente ci sarà anche la montagna e forse un pizzico di quello che tutti cercano quando vanno in montagna, questa discesa dentro se stessi. Pellegrini, alpinisti, seri, profondi, innamorati della natura e della parte più importante di noi è quello che per quello vanno in montagna. Quindi questa sera è anche per me un'occasione, rileggendo questo intreccio appunto di storie personali, di libri che mi sono portati, di compagni di viaggio, di compagni di strada, di maestri anche, perché parleremo di maestri molto importanti. È stata un'occasione per riflettere meglio e capirlo un po' meglio e soprattutto spero riuscire a raccontarlo meglio, che è la mia vita di attore, viaggiatore, narratore, non lo so più neanche cosa sono, però questa sera sono voce di esperienze molto più grandi di me. Buon viaggio, buona serata e buona fortuna a noi e lunga vita a loro. Il mio compagno di cammino e di parole, scultore, alpinista, scultore di parole, di pietre, di legno, non ha bisogno di presentazioni. Non dirò neanche il suo nome, sono emozionatissimo di essere con lui sul palco. Non lo dirò, ma leggerò le sue parole e lo presenteranno meglio di qualsiasi presentazione. Sono un peccatore, ma credo in Dio, ha scritto. Nonostante non vi riesca sempre, mi sforzo di rispettare le tavole della legge. Penso che si abbiano molte prove dell'esistenza di Dio. Basta guardarsi attorno, boschi, mari, deserti, il cosmo intero è Dio. L'umanità si dà da fare parecchio per distruggere tutto questo. Nel tempo che ho vissuto non sono state molte le occasioni in cui il Signore mi si è manifestato molto vicino. Quando facevo il pastore su alle Marche Bedin, e Gavana, il Galvana, certe sere d'estate il nostro amico girava intorno alla baita assieme agli spiriti del bosco. In quei momenti il tramonto comunicava qualcosa che faceva percepire la presenza del Creatore.